Mannaggia! Eccoci, bentornati. Scusate, oggi abbiamo qualche problema tecnico, hanno cambiato il computer e il mio audio mi dicono non è granché. Benvenuto a Giacomo Perazzo, Pichit. Come mi senti? Male? Sì, abbastanza, però si capisce quello che dici, quindi Faremo quello è gesti. Senti, l'importante. Quello con l'occasione faccio una cosa, visto che l'ho appena comprato, io non ho mai usato nella vita gli occhiali. Vediamo come va con gli occhiali oggi. Magari non sento, ma ci vedo. Vediamo come va. È la prima volta che li metto, eh. Devo Ottimo. sentire, almeno ti riesco a vedere meglio. Senti, sei a Genova? Sì, in realtà sono a Sestri Levante, in provincia di Genova. Ma tu hai cominciato con un camp della Samsung addirittura per ragazzi, per studenti, per Sì. start-upper? Sì, io ho fatto Silicon, scusa, ho fatto Samsung Innovation Camp nel 2019 e poi Silicon Valley Study Tour nel 2020, che è stato Quello sicuramente un break. bellissimo! Fantastico! Tra l'altro è da lì che nasce la nostra storia poi. Io ho avuto una formazione importante con Samsung Innovation Camp e Università di Genova, poi in realtà questa formazione l'ho portata avanti con Silicon Valley Study Tour. Quindi Ho vinto un sei andato Amazon. con Roberto Ponzio e Paolo Marenco? No, perché era il tour del 2020 che è saltato per il Covid. Però lo faremo l'anno prossimo, 2022. La cosa bella è che in realtà poi loro hanno organizzato dei webinar online per, diciamo, cercare di dare un'alternativa al tour del 2020 e da quei webinar online è nato Pickit. Quindi in realtà dobbiamo molto di più ai webinar Quindi online non che non sei ci andato in siamo. Silicon Valley, però. Beh, No, dovremmo andarci quest'estate, là proprio, lì viene. assolutamente sì. Senti, perché l'idea qual è l'idea di Pickit? Pickit ha l'idea di rivoluzionare il mondo della pausa pranzo, cercando di offrire soprattutto ai lavoratori una soluzione che possa migliorare la loro vita, migliorare il loro tempo. Pickit permette di preordinare ciò che si vuole mangiare, prenotando nello stesso momento il tavolo del ristorante e pagando in anticipo. Quindi si vanno a tagliare tutti i tempi di attesa che sono dall'attesa del menu, l'ordinazione del piatto, a poi il pagamento in cassa, che ad oggi ancora di più crea sempre più code col Quindi Covid. Giacomo, diciamolo più lentamente per quelli più anziani come me, cioè fondamentalmente tu riduci i tempi morti della pausa, in modo che Esatto. quando arrivi al ristorante già è tutto pronto, nella pausa pranzo, Esatto. mangi e vai via. Ed Mangio, è già vado tutto via fatto. e volendo con Pickett potrei avere 10 minuti per fare una passeggiata prima di rientrare in ufficio, invece di correre alla scrivania. In Come ti è venuta questa idea? realtà è stato un processo lungo. All'inizio noi non puntavamo sulla pausa pranzo. La nostra idea era di offrire un qualcosa che possa aiutare, cioè che avrebbe potuto aiutare i ristoranti a digitalizzarsi e dall'altra parte un servizio digitale per gli utenti. La nostra idea iniziale non era assolutamente questa. Poi da ricerca di mercato, analisi, confronti sia con studenti prima e con lavoratori poi, abbiamo scoperto che effettivamente il nostro focus deve essere la pausa pranzo perché era lì dove c'era la maggiore criticità e dove bisognava trovare una soluzione che potesse migliorare da una parte la vita dei lavoratori e dall'altra dei ristoranti, perché comunque la preordinazione consente ai ristoranti di ottenere dati che vanno poi a migliorare la loro catena di approvvigionamento e vanno a ridurre lo spreco alimentare, che è una cosa su cui noi stiamo combattendo tanto. Sì, infatti ho visto dalla tua presentazione che c'è un approccio molto etico a questo argomento, cioè il Sì, tema dello sì. spreco alimentare per te è fondamentale. Esatto, infatti noi abbiamo questa linea di business che è con i ristoranti, poi abbiamo una parallela che è con le mense. Con le mense abbiamo testato, abbiamo raccolto dei dati, grazie anche a una struttura dell'aeronautica militare, che è Villa Irma d'Obbiacco in Trentino, che ci ha permesso di testare per un mese. Abbiamo scoperto che con la nostra applicazione si riesce a ridurre lo spreco alimentare nelle mense del 92%. Quindi immaginate l'impatto che potrebbe avere se tutte le mense utilizzassero Pickit. E soprattutto la mensa riesce a ridurre i costi del 20%, quindi anche per la Quindi questa struttura cosa, stessa. prima parlavi dei Esatto. ristoranti, vale anche per le mense, cioè tu potresti nella mensa aziendale applicare la Noi, stessa cosa. esatto. Noi quello che vogliamo offrire poi ai lavoratori è un'offerta completa, la possibilità di poter preordinare al ristorante e andare a mangiare in loco, nel locale.
possibilità di preordinare, prendere il takeaway e mangiare al parco piuttosto che a casa, la possibilità di preordinare nella mensa aziendale e restare in Tu azienda. parli di offerte ai lavoratori, in realtà vi rivolgete alle aziende che le Sì, offrono ai lavoratori, corretto? esatto. Senti, quando è nata la società? La società è nata a luglio 2021, quindi siamo proprio Mamma mia, freschi di nascita. adesso? Sì, ufficialmente siamo stati registrati a settembre, poi da Camera di Commercio, però le Ma firme sono state lì. siete già sul mercato o state ancora sviluppando prodotto? No, siamo in fase di lancio. Abbiamo queste strutture private che la utilizzano e ci aiutano a raccogliere dati. Abbiamo fatto un evento di lancio che è stato il Mercatino del Gusto in Puglia, che tra l'altro è stato premiato da Food and Travel come evento dell'anno 2021 per il settore della ristorazione. E lì abbiamo fatto 12.000 accessi in 5 giorni di applicazione, con il 20% dei coperti prenotati tramite l'app. Quindi è stato anche importante come numeri raccolti Giacomo, tu parli l'evento. spesso al plurale, dici noi, quindi o ti senti Napoleone oppure vuol dire che siete una squadra? Sì, siamo una squadra, siamo un team, parlo di Pickit come team e poi come azienda. Credo Ma che. quindi non sei l'unico fondatore? No, siamo 6 founders. Sì, Siamo tanto, eh? sei e siamo tutti nati da Silicon Valley State Tour, venuti fuori da lì, conosciuti Ma tutti grazie. eravate un gruppo di amici che si è ritrovato al Silicon Valley State No, Tour o l'avete diventati no, amici lì? la nostra curiosità è forse la cosa più bella che ci dà valore, che non ci conoscevamo prima del Covid, ci siamo conosciuti in quarantena perché ho lanciato una call per fare brainstorming assieme, occupare il tempo in quarantena e abbiamo collaborato praticamente un anno a distanza senza mai vederci perché veniamo da diverse parti d'Italia e ci siamo visti per la prima volta tutti assieme il giorno della fondazione. Fantastico. Quindi davvero una startup nata sotto l'egida sotto nel momento del Covid. Sì, Startup nata su Zoom, diciamo così. su Senti, Zoom o su e Meet. con Zoom, Meet, Streamer, quello che sia, insomma, Zoom come se fosse un verbo. Senti, e con quali capitali siete partiti? I vostri Nostri, risparmi, no, diciamo così. sì, esatto. Nostri abbiamo qualcosa tra parenti e amici, Però è la classica amici famiglia. startup che può fare, può raccogliere soldi anche in crowdfunding, o no? Sì, però non ci abbiamo mai pensato in realtà. Ora stiamo prendendo un seed round e vorremmo cercare di raccogliere in realtà da un business angel piuttosto che magari da un incubatore, un venture studio che possa anche offrirci qualche servizio in più, oltre ai soldi. Quindi non avete ancora fatto nessun round. No. Quindi è il momento. È il Senti, momento. come te la cavi con i pitch? Abbastanza bene. Li fai tu di solito, tra i sei? Sì, faccio io e qualche volta è capitato ad altri ragazzi quando non potevo, però solitamente io. Senti, quindi per adesso siete operativi, tra virgolette, soltanto a Genova con dei partner che vi stanno facendo fare No, sperimentazione. in realtà sono strutture private un po' sparse per l'Italia e Ah. a breve, in queste settimane, ci lanceremo su Milano, zona Bosco Verticale, con 10 ristoranti e abbiamo già diciamo, qualche accordo con alcune aziende per sponsorizzazioni interne presso i dipendenti. Però Giacomo, per andare avanti a un certo punto i soldi vi serviranno, Sì, per scalare certo, soprattutto, per tutti in per autofinanziamento espandersi. Sì, eh sì, per forza. assolutamente. Senti, vediamo come te la cavi con i pitch, ti lascio per 3 minuti da solo, resto dietro a ascoltarti. Ok, condivido lo schermo se riesco, così faccio anche velocissimo. Oh, spero si veda. Vuoi iniziare il pitch con una domanda, ossia com'è la vostra pausa pranzo? Io credo di poterla riassumere in 3 parole: stress, lavoro e ritardo. La pausa pranzo è uno dei momenti più stressanti della giornata, dove si crede sempre di non avere tempo per poter finire di consumare il proprio pranzo, che si deve già tornare in ufficio e iniziare a lavorare con la perenne sensazione di essere in ritardo. Ora vi lancio una sfida. Immaginiamo di rimmaginare la nostra pausa pranzo come se fosse un cronometro e il tempo normalmente scorre come centesimi di secondo. Immaginate di poter impugnare questo cronometro e poter premere stop per compiere alcune azioni e risparmiare tempo. È qui che nasce Pickit, preordina e assapora il tuo tempo. Altri problemi sono dal lato del ristorante, dove il servizio spesso è scarsamente organizzato e genera lunghi tempi di attesa, soprattutto nella gestione dei picchi di domanda e nell'organizzazione, dei,
del servizio, soprattutto questo genera uno scarso turnover dei coperti e una supply chain che è basata sull'esperienza del ristorante e non sui dati reali. Noi crediamo che esista un'unica soluzione, che sia la preordinazione, che permette di organizzare al meglio il servizio, aumentare il turnover e soprattutto offrire ai clienti un'esperienza ristorante di maggiore qualità, incentrata totalmente sull'esperienza culinaria, con una riduzione dei tempi di attesa e una riduzione degli sprechi alimentari. Picket infatti offre la possibilità di preordinare al tavolo e nello stesso momento prenotare ciò che si vuole mangiare, di preordinare takeaway se si vuole mangiare all'aperto, in ufficio o a casa, e soprattutto di poter pagare in anticipo tutto ciò che si è ordinato, per poter risparmiare ancora di più sui tempi di attesa al ristorante. Il mercato della ristorazione in Italia vale 85 miliardi e il nostro mercato di riferimento, grazie ai dati che abbiamo raccolto e ai calcoli che abbiamo fatto, vale 7 miliardi di euro. Perché Picket e non gli altri competitor? Perché Picket offre la possibilità di preordinare ciò che si vuole mangiare e contemporaneamente prenotare un tavolo al ristorante come nessun altro player oggi offre sul mercato. Perché Picket abbandona le recensioni che spesso generano pubblicità negativa e ad oggi sono sempre meno, diciamo, fidate, si ha sempre meno fiducia nelle recensioni da parte dei consumatori, e soprattutto perché Picket cercherà di sviluppare il restaurant advertisement, una funzionalità che permette ai clienti di seguire i propri ristoranti preferiti e ai ristoranti di avere un canale diretto verso i clienti più fedeli, per poter fare pubblicità, promozioni e per poter fare pubblicità agli utenti della nostra applicazione che sono già targetizzati nel settore della ristorazione. Il nostro business model prevede di guadagnare 35 centesimi da ogni coperto e 800 euro all'anno dalle strutture come hotel e mense. I dati maggiori che abbiamo raccolto è che sono che il 21% dei tavoli e posti disponibili al ristorante sono stati prenotati in un singolo servizio tramite la nostra applicazione. Abbiamo fatto 12.000 accessi in 5 giorni al mercatino del gusto e soprattutto con Picket si riduce lo spreco alimentare del 92%. Ci stiamo lanciando a Milano, in zona Bosco Verticale, con 10 ristoranti. Presto vorremmo espanderci in altre città, come Genova, Brescia e Roma, dove è localizzato il team, e speriamo di lanciare nuove feature, anche grazie a partner chiave come la FIC, Federazione Italiana Cuochi, con cui siamo in costante dialogo. E tra queste nuove feature abbiamo il Picket Advertisement e soprattutto la possibilità di aprirci altri settori, come il settore dell'hotel, ma anche quello degli stabilimenti balneari. Immaginate quest'estate di poter preordinare ciò che volete mangiare dall'ombrellone, potervi alzare per andare al ristorante solamente quando questo sarà pronto, perché vi arriverà una notifica sull'applicazione. Per fare ciò abbiamo aperto un seed round dove chiediamo di raccogliere tra i 250 e i 300.000 euro per aiutarci a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti per i prossimi mesi. Queste sono le dichiarazioni di chi ha già utilizzato la nostra applicazione, a partire dal presidente del Mercatino del Gusto in Puglia, che l'anno prossimo vorrebbe centralizzare tutte le prenotazioni e tutte le preordinazioni sulla nostra applicazione. E poi la dichiarazione del responsabile di Villa Irma Dobbiaco, una struttura dell'aeronautica militare che ci ha permesso di raccogliere dati importanti sulle mense, come il risparmio dello spreco di cibo del 93% e un risparmio dei costi della struttura fino al 20%. Questo è il team di Picket, siamo in 6, Giacomo, Christian, Alessandro, Matteo, Elena e Gabriele. E questi sono i nostri contatti. Speriamo di sentirci presto. Grazie Giacomo, molto bene, molto bravo, interessante la storia anche raccontata in forma di pitch. Se ti posso dare un consiglio, un po' più lento. Okay. Non fare gli errori di parlare veloce. Fermati sulle cose importanti, falle assimilare, così uno si prepara a investire più volentieri. Non avere fretta di arrivare alla fine. Oh, va bene? Grazie, mi raccomando. Mille. In bocca al lupo. Grazie. Ciao, ci vediamo presto allora. Ciao Giacomo. Ciao, grazie.